te, allora, nuovo video di outfit domenica pomeriggio. Sì, lo so, era tantissimo, non facevo un video di outfit. Niente di che anche oggi, però nel complesso mi piace, quindi ve lo voglio far vedere, insomma, anche perché ultimamente sto facendo soltanto video di acquisto di vestiti e poi, insomma, avevo smesso ultimamente di fare video di outfit per mancanza di tempo, ahimè. Infatti anche adesso vado di fretta, strano, non succede mai. Comunque, vi parto dal trucco del quale sono molto soddisfatta e l'ho realizzato questo qui mettendo come base nuovi matitoni di Mesauda. Quindi come base ho messo questo matitone che si chiama Forever Shadow, questo qui è il 101, quindi è un nero glitterato, grigio scuro glitterato, che all'inizio sono morbidissimi. Allora, sono waterproof, io li avevo provati sulla mano questi qui, ed è la prima volta che li applico sull'occhio. Quando li provai sulla mano non sapevo che erano waterproof, dopo un po' si sono asciugati e per toglierlo quindi ho dovuto usare il bifasico. Quindi l'ho usato direttamente come base per l'ombretto all'inizio alla facoltà, contrariamente a molti matitoni waterproof che sono molto duri, ha la grande proprietà di essere morbido e quindi ben sfumabile. Dopodiché, insomma, si asciuga e dovrebbe durarmi fino a sera, quindi è in fase testaggio. Poi sopra sono andata, e anche questa qui ho utilizzata per la prima volta, devo dire niente male, la palette di Makeup Delight, quella lì che ha creato per Neve Makeup. E ho utilizzato questo, che dovrebbe essere Biker Chic, che è un tipo un color asfalto praticamente, satinato, e il marroncino che c'è accanto, che dovrebbe essere Texas, quindi Texas qui sopra, Biker Chic qui, e poi un po' di nero preso dalla Elegantissimi solita. L'Elegantissimi non manca mai nei miei trucchi. E sulle labbra invece il mio gloss preferito del momento, che è quello lì della Pupa Princess, e questo è il numero 001 Pupa Princess, che indosso anche sulle unghie, sia il colore di base che il glitterino. Di questo smalto qui ne ho parlato anche nel mio blog. Quindi questo è il viso, devo dire che mi piace molto. E passiamo quindi alla versione integrale. Ed eccoci qui, tanto per cambiare ho anche la batteria scarica. Comunque, accessori, soltanto un accessorio, perché comunque è molto semplice l'outfit, quindi volevo mantenermi tranquilla. Come accessorio ho questo bracciale, mi piace tantissimo il moschettone con tutti i vati di strass, di Baby Ride, arte in miniatura. Bellissimo, ho fatto nuovi acquisti ormai, cioè io sono dipendente dalle sue creazioni e ve li mostrerò in un video magari se vi possono interessare, perché adesso ha creato anche dei nuovi bracciali che vanno sia come collane sia come bracciali appunto doppi, e poi ci sono anche con tutti quanti i brillantini dentro, ci sono anche gli orecchini abbinati. Che io vabbè, a me piacciono tanto queste cose. Comunque passiamo all'abbigliamento. Vestitino di H&M, che adesso che me lo sono rimesso addosso non capivo se era una maglia o un vestitino, però no, è un vestitino, si capisce che è un vestitino. Praticamente qui è tutto quanto per queste particolarità, cioè è mezzo trasparente in pratica. Allora, qui è tutto quanto lavorato, mezzo trasparente, mezzo retina, e ha i fili argentati, insomma, e fa così, si riprende tutto quanto qui e sulle maniche praticamente, quindi nella sua semplicità ha un minimo di particolarità. E poi questo qui mi piace perché cade morbido, è abbastanza cortino come vedete, cioè arriva sopra la metà coscia, è abbastanza cortino, però mi piace perché non è di quelli lì aderenti, comunque rimane morbido e quindi non marca, ad esempio se mette delle calze, non so se anche a voi fa il problema qui, della cicciettina che fuoriesce dalla calza che si crea, insomma quel rotolino di ciccia, insomma questo qui non lo mette in evidenza e anzi sfina anche molto ed è una bella cosa. E non ho messo calze lavorate sotto proprio per lasciare che comunque sia questo qui ad attirare un pochino l'attenzione. E qui ho messo una semplice calzetta nera e visto che comunque appunto è corto e visto che è domenica pomeriggio ho evitato il tacco e ho messo quindi lo stivaletto quello lì basso, questo qui è di prima donna, il mio solito, e quindi questo qui è l'outfit. Sciarpina grigia e nera, in realtà volevo mettere una sciarpina tutta nera per mantenere il total black, però io non so perché, non so se succede anche a voi con le vostre mamme, ma a me ogni tanto mia madre riesce a perdere le cose.
Non lo so, è da un periodo che io, saranno 2 settimane e non trovo più la mia sciarpa tutta nera. Boh, rimarrà un punto interrogativo, come tante altre cose ormai sparite, va bene, le perde dentro casa, vabbè. Comunque sia, piumino, questo piumino che ho preso da OVS ed è caldissimo, ha la cintina qui in vita, di quelle lì automatiche, quindi non è che dovete stare a ficcare il cosino dentro, no, la fibbiettina, no, tutto quanto automatico, c'è soltanto un pulsantino che poi rilascia, quindi è comodissima da mettere e togliere. E questo giubbino veramente da quando l'ho preso lo sto sfruttando tantissimo, anche perché è molto molto caldo, arriva un pochino lunghetto e mi piace perché comunque è un pochino sagomato, è un po' di forma. E come borsa metto questa qui a tracolla di un Valentino, che non è Valentino Valentino lo stilista, è uno stilista, ma non quello stilista, questa qui diciamo una mezza fregatura che avevo preso su Privalia pensando fosse una Valentino Valentino, ma comunque sia, è un po' tipo bauletto, comunque è carina dai su, e quindi questo qui è l'outfit completo. Quindi niente, con questo è tutto, io spero tanto vi sia piaciuto e vi mando un bacione e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!